Alfiuccio, perché guardi nel vuoto, Alfio? Fissami un attimo. Perché non rispondi, amore? Alfio, Alfio, rispondimi! Signora, non le può rispondere. Ha un blocco psicologico. È una forma depressiva. Crisi d'identità e rifiuto della realtà. Ma chi è? È un inglese. È professore in storia dell'arte e in filosofia. Insegna estetica all'Università di Pavia. Sono ben 4 giorni che devo sopportare i vostri fatti personali. Alfio? E tu smettila, cosa continui? Alfio, 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 lascialo stare, no? Allora è meglio che me ne vada. Deve stare tranquillo, deve riposarsi. Sì, sì, è vero, allora me ne vado. Se c'è qualche novità, telefonami, eh? Ciao, Micio, ciao. Senta, professore, lei cosa ne pensa del mio amico? È completamente dissociato. È stata la botta finale. Nella sua testa li ha visto come i suoi pazienti che lo calpestavano. Buonasera, buonasera a tutti e bentornati sul vostro canale. È già un paio di giorni che ho in mente questa scena di un film che conoscerete praticamente tutti. E niente, è una successione di idee mia, personale. Nel mentre mi stavo leggendo qualche commento sotto qualche altro video e ho scoperto che abbiamo il primo premio per quanto riguarda l'uovo di Pasqua e dentro c'è una sorpresa, la mediocrità di Maurizio, che ha risposto con un commento classista, denigratorio, veramente di una stupidità incredibile. E volevo dirti, hai proprio dimostrato di essere quello che vali, sei il numero uno, Maurizio. Sei veramente il nostro numero uno, complimenti. Ti auguro di trovare davanti nella tua strada persone che possano sempre tenerti in braccio, coccolarti e volerti tanto bene. Niente, vi faccio vedere un attimino il commento perché ne vale veramente la pena. Beh, avete visto veramente quanto è mediocre questo commento. Sappi che se uno guida i pullman, fa le pulizie o è addetto a qualsiasi lavoro di facchinaggio, è una persona che si fa un culo come una capanna e devi solo dirgli grazie che lo fa lui e non lo fai te. Hai capito? Perché la ruota gira e come gira la fortuna, gira anche la sfiga. Solo che la sfiga quando gira, gira male, eh? Azza se gira male. Ti auguro ogni bene. Ciao Maurizio, a presto. A proposito, volevo dirti una cosa, visto che siamo qua, a tu per tu. Sei ancora in tempo a chiedere scusa, ma non a cancellarlo, perché solo i vigliacchi cancellano ciò che hanno fatto, hai capito? Però puoi chiedere scusa. Pensaci bene. Ciao caro.